1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pezzi. Allora, questa è la qualità del multistrato di pioppo grezzo, senza nessuna finitura. Una volta che sei a questo punto, puoi decidere se dare o meno una finitura. Se vuoi dare una finitura, puoi decidere se dargliela adesso o dopo. Se gliela dai adesso, sei sicuro che tutti i pezzi saranno protetti dalla finitura. Se invece decidi di darglielo dopo la finitura, in alcuni punti sarà un po' più difficile arrivare, però con un pennellino e con una finitura liquida riesci a dargliela. Le finiture, puoi scegliere fra finitura d'acqua o finitura a solvente. Tieni conto che fra una mano e l'altra di finitura dovrai dare una leggera carta vetrata, una leggera lisciata con la carta vetrata. Oppure puoi dare una finitura a cera, tipo questa qua. Questa dovrebbe essere della Gubra, se non sbaglio. Sì, Gubra. Questa è cera, tu la prendi con un pennello oppure con un panno, ce la strofini sopra e finisce là. E grosso modo il risultato è questo. È questo qua. Dunque, quando poi vai per il montaggio, tieni conto che ti servirà semplicemente della Vinavil e del nastro, quello che utilizzano i carrozzieri, questo qua per intendersi. Allora, come devi fare? Guarda bene. Se tu guardi, questa è la base ed è asimmetrica. C'è la parte più larga dove va messo che è il vano apposito, mentre questa parte qui è il vano per gli accessori, insomma, quello che preferisci. Tieni conto di una cosa, che qualora sul tuo modello c'è una grafica, allora tu sei obbligato a utilizzare questa qua come riferimento, per cui se tu la metti così verrà all'interno, quindi tu la dovrai mettere per forza così, anzi no, devi girare e metterla per forza così, perché poi qui c'è il vano per i serbatoi. Quindi nel momento in cui tu parti da questo punto, poi il resto viene tutto in base a questa cosa qua. Io ti consiglio di fare questo lavoro qua, e cioè la parte un pochino più antipatica da assemblare, è la parte del supporto e dei vani accessori e serbatoi. Per cui io ti consiglio di fare questo lavoro qua. Comincia a fare un premontaggio in modo tale che capisci come va, e va così. Una volta che hai fatto il premontaggio, vedi? Così, poi questo sale e si incastra in questo qui. Ecco qua, a questo punto il difficile, tra virgolette, è finito, perché poi tu qui metterai la colla dove c'è la battuta. Ovviamente, se vai per esempio ad incollare questo pezzo qua, questo pezzo quando tu lo incastri ti rendi conto dove va la colla, e cioè va qui in questa zona qua e va qui. Per cui poi tu quando lo incastri vedi che le facce che vengono a contatto con altre facce lì vanno incollate. Quindi tu diciamo che hai già fatto questa cosa qua mettendo la colla nelle varie facce. Devi salire questo qua, per cui incolli qui. Cioè, metti la colla qui, 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 poi metti la colla qui e qui dove si incastra, e quindi fai così. Adesso che devi fare? Una volta che sei a questo punto, metti la colla in questa zona qua, metti la colla qui e qui nelle facce degli incastri, anche qui e qui, e poi metti la colla, prendi la porzione centrale che è questa, metti la colla qui, metti la colla qui, e poi metterai la colla, basta, metterai solo qua perché qui già l'hai messa, fai così e lui si incastrerà perfettamente. Ecco qua. Quando sei a questo punto, io ti consiglio di fare questo lavoro qua. Qui, per esempio, dove tu hai messo la colla, metti un pezzo di nastro. Prendi un pezzo di nastro, lo tieni pressato,
tenendolo pressato, tiri e chiudi. Puoi stare tranquillo che il nastro non si incolla con la colla vinilica, in modo tale che la colla avrà modo di fare presa nella posizione giusta. Nel momento che hai nastrato queste parti qua, sempre facendo così, tu dai una nastrata pure qui e qui, e poi in pratica devi mettere le spallette, il frontale e il posteriore. Il frontale è questo qua. Dai la colla come ti ho insegnato, quindi metterai la colla qui, qui, in questa zona, questa zona, questa zona, questa zona, qua sopra, qua dentro e qua dentro, qua dentro e qua dentro, e vai ad incastrare l'anteriore. Oh, questo si muove un pochino, ma il taglio è preciso al decimo, per cui è la stessa cosa. Fai nella parte posteriore. Nella parte posteriore dai la colla in questa zona, in questa zona, in questa zona, in questa zona, qui e qui e qui, che sono i punti dove va in contatto. Ecco qua, e l'hai incollato. Stessa cosa, prendi un po' di nastro e blocchi. Io ti consiglio di bloccare in questo punto qua, per esempio. Ecco qua. Blocchi anche qua, così, tenendolo premuto. Qua, ma questo è caduto perché ovviamente adesso stiamo facendo una sorta di premontaggio. Questa spalletta qua è simmetrica, è stata fatta appositamente simmetrica. Perché? Perché tu puoi decidere di tenere la parte alta da questa parte, oppure ruotandola puoi fare la parte alta da questa parte, sempre a patto che non hai deciso di fare una grafica su questa spalletta. Se hai deciso di fare una grafica su questa spalletta, allora la metterai ovviamente dalla parte della grafica. Fatto questo, diciamo che questo non lo rimettiamo a posto. Adesso è tutto ballerino perché è senza vinilica, ma già con la vinilica, già l'adesione della vinilica ancora fresca già la ferma. Io però ti consiglio vivamente di fare questa cosa qua, anche perché poi avrai meno problemi di qualche fessura, qualche cosa, per quanto questa ha una certa tolleranza rispetto alla dimensione interna della cassettina, quindi la puoi anche se c'è un po' di spazio, un po' di coso, la vinilica comunque fa presa, perché la vinilica fa spessore, quindi non ci sono problemi. E comunque è finita così la cosa. Lasci che si asciuga e poi decidi, se non hai dato la finitura, decidi se dare o meno la finitura. Dunque, arrivato a questo punto che hai montato tutta la custodia, nel kit troverai, nella busta troverai sia questa striscia di antigraffio adesiva, che va applicata qui in questa zona qua, e questa qua, per applicarla è semplicissimo perché è adesiva. L'importante è che tu parti dritto dall'inizio e poi quello si srotola, si spellicola e si continua ad applicare. Poi troverai anche questi pezzettini di pad morbido. Questi li devi applicare qui e ovviamente anche da questa parte, dalla parte opposta. Una volta che li hai applicati, ti basterà rifilarlo qua con un taglierino, quello che vuoi. Poi vanno applicati anche qua, in modo tale che poi questi servono a bloccare la parte superiore e l'impugnatura. E poi troverai i piedini. Questi piedini hanno un'utilità, perché nella cassetta in cui va inserito questo inserto c'è un rialzo al centro, per cui con questi piedini la cassettina, questo inserto, questa custodia si poggia meglio, per cui troverai i piedini e li devi mettere ai quattro angoli. Fatto questo, la custodia è pronta. La puoi utilizzare.